Pantani retrocede, poi si torna nella pancia del gruppo, 2 chilometri all'arrivo. Anche gli uomini della Mobilvetta e della Navigare Gaerne. La Mobilvetta che ha in Ivan 40 l'uomo di punta, la Navigare Gaerne. Diciamo che sino a questo momento può succedere ancora di tutto. Vediamo in che posizione, vediamo Blyle Evans e cerchiamo di... Blylevens è davanti e alla ruota di Ivanov, il campione russo. Ivanov di grande possanza atletica, l'uomo ideale per lanciare lo sprint. Allora, vediamo ancora, non si vedono gli uomini della Saeco, mentre sulla destra c'è un uomo della Vitalizio. Sì, appena sentito il vento, è meglio che torno in qua. Il vento è meglio ritornare. Ora si portano avanti le maglie rosse della Saeco, c'è Petito, eccolo lì Cipollini. Cipollini era rimasto nel gruppo, ora sempre manda... vicini, vedi Blylevens e Cipollini. Ecco ora Cipollini nella scia di Blylevens. Cipollini maglia rosa, Blylevens maglia ciclamina, è praticamente Blylevens che sta lanciando lo sprint a Cipollini. Siamo in vista dell'arco di trionfo dell'ultimo chilometro e quest'oggi Cipollini, siamo all'ultimo chilometro e quest'oggi Cipollini ha optato per questa soluzione tattica completamente nuova per lui. Infatti è Blylevens, il suo diretto antagonista, che gli sta tirando la volata. Noi ci portiamo verso la balaustra. Cipollini è in sesta posizione. Eccoli Blylevens, sono ancora gli uomini della Saeco in testa. Siamo ormai ai 700 metri, un lungo rettilineo. Vedete la maglia rosa di Cipollini al centro, mi sembra che sia ancora un po' imbottigliato, è rimasto chiuso. Vediamo, c'è Pieri in prima posizione, c'è Svorada, il campione della Repubblica Ceca, ed è Blylevens. Blylevens su Svorada dopo 2 secondi posti. Blylevens finalmente può alzare le braccia al cielo, finalmente dopo 2 sconfitte consecutive Blylevens. L'avevamo detto, questo forte vento contrario favoriva il velocista puro, quello che riesce a stare a ruota, quello che riesce a spendere meno e uscire negli ultimi 30 metri, perché chi parte troppo presto si pianta. Pieri è stato bravissimo, attenzione perché c'è il rischio, penso che Blylevens conquisti anche la maglia rosa. E intanto Blylevens olandese non riesce a trattenere la gioia, 2 sconfitte consecutive. Maglia rosa per Blylevens. Quindi vittoria, come ieri vittoria e maglia rosa per Cipollini, oggi vittoria e maglia rosa per Blylevens. Ieri ha fatto lavorare a fondo la squadra, ecco Cipollini che non riesce a nascondere la delusione. Eccolo qua, Blylevens. Secondo alle spalle di 40 nella prima tappa, secondo alle spalle di Cipollini ieri e oggi, è il caso di dirlo, finalmente primo. Terzo, mentre abbiamo visto che Cipollini raggiunge rapidamente, tanto... ecco che però sta ritornando verso il traguardo. Tanto, vediamo la volata, c'era Svorada in testa ma Blylevens l'ha sorpassato molto bene. Alla ruota di Blylevens c'è Strazzer, poi vediamo anche, eccolo qui l'ordine d'arrivo, secondo Svorada, poi Strazzer, mi sembra Leoni, Minali nei primi 5. Vittoria, braccia alzate, abbiamo chiarito con noi. 147 chilometri dalla Calabria alla Basilicata, da Terme Lugiane a Monte Sirino, dalla provincia di Cosenza a quella di Potenza. Il primo arrivo in salita, il primo test importante per gli scalatori in questo Giro d'Italia, l'arrivo a quota 1525. Zomenian ci ha tenuto a precisare che il diavolo non è tedesco ma austriaco. Sì, è austriaco, siamo adesso a 5 chilometri e hanno ulteriormente guadagnato terreno.
Come vi dicevo prima, il passo di Peña non mi sembra così eccessivo, qualcuno potrebbe scattare, anche perché qui le pendenze sono intorno all'8-9%, sarebbe il terreno adatto anche, e dopo invece la pendenza sarà più agevole. Adesso allora vediamo, potrebbe esserci qualche scatto, però è sempre Zulle che è in testa. E il vantaggio dei tre battistrada, eccolo qua, Alex Zulle. Il vantaggio dei battistrada è salito a 45 secondi. Allora abbiamo detto Zulle, Kamenzin, Richard, Puttini. Gli svizzeri, veramente una grossa rappresentativa per gli amici della Confederazione Elvetica. Sì, soprattutto Zulle, poi anche Richard ha fatto una bella tappa fino prima, adesso purtroppo si è staccato. E abbiamo visto il massaggiatore, non so se è possibile rivedere questo passaggio, abbiamo visto il massaggiatore ufficiale lanciare un po' d'acqua a Peron. Eccolo qua, è il massaggiatore ufficiale che butta un po' d'acqua, e Peron, come giustamente dice il regista Balani, non ha gradito molto questo gesto. Adesso è Zara Bettia, vedete che nonostante tanto c'è stato uno scatto, è scattato, attenzione, Ceppe Gonzalez, abbiamo detto attenzione al pericolo del colombiano. Fra i tre uomini Ceppe Gonzalez è l'uomo che ha maggiore esperienza, è l'uomo che in più di un'occasione si è trovato in queste condizioni, ha vinto il Gran Premio della Montagna, grande testa a testa con Mariano Piccoli. Fra i tre, come giustamente vi ha detto in precedenza Davide Cassani, il più provato è Peron, che tra i tre è anche un cronoman, cioè il meno abituato a questo tipo di corsa, quindi va comunque elogiato Peron per essere lì nel terzetto di testa, anche se secondo me purtroppo non ce la faranno. L'unico che potrebbe arrivare è Ceppe Gonzalez, però li vanno a prendere. Ed ecco che Ceppe Gonzalez scatta ancora, nuovo scatto del colombiano, grande contrattacco di Luca. Ceppe Gonzalez si volta, controlla, rallenta, è il secondo attacco consecutivo da parte del colombiano che ha un vantaggio di 45 secondi. Colombiani sempre, parte di Luca in contropiede, grande prestazione, grande prova di Luca, che dopo aver neutralizzato due attacchi consecutivi di Ceppe Gonzalez va al contrattacco, aumenta il vantaggio di Danilo Di Luca. Bravo, che classe ragazzi, questo qui è veramente forte, cioè sta facendo qualcosa di egregio. E d'altronde Danilo Di Luca aveva dimostrato di avere grandi doti già tra i dilettanti. Ceppe Gonzalez ha respirato, ha preso fiato, quindi il testa a testa, come avevamo detto, è tra Ceppe Gonzalez e Danilo Di Luca. Però si fa prendere un po' troppo dalla foga, dall'inesperienza di Luca, perché è una vecchia volpe Ceppe Gonzalez, deve stare più accorto se vuole tentare di vincere, perché adesso ha speso troppo in questo scatto e controscatto, e dietro stanno arrivando molto forte. Marco, cosa succede dietro mentre seguiamo questo avvincente duello tra il giovane e l'esperto, tra due indubbiamente grandi protagonisti del giro, due grossi personaggi, due scalatori, il giovane contro l'esperienza. Ma sentiamo cosa succede in coda al gruppo, mentre Peron, che aveva veramente resistito sino al limite della sopportazione, sta perdendo contatto. Mazzocchi. Sì, in coda al gruppo sta succedendo che ancora una volta è in difficoltà Bettini, ed è acceduto verticalmente davvero, ha ceduto Berzin, dunque il gruppo li ha lasciati. A voi. Mentre abbiamo visto Rebellin in seconda posizione, Rebellin che si era aggiudicato questa tappa nel 96 da Amantea a Montesirino, allora erano 120 km con un percorso simile a quello attuale. Ma seguiamo questo finale veramente avvincente, entusiasmante. È un 25 secondi, mentre Peron è cronometrato a 6 secondi. Allora, un colombiano, Ceppe Gonzalez, già vincitore del Gran Premio della Montagna, colombiani sempre alla grande in salita, e un giovane emergente, veramente
una bella notizia, una bella giornata per il nostro ciclismo, perché uno tra i giovani più attesi ha dimostrato, sta dimostrando di avere i numeri. Eccolo qua, primissimo piano per Danilo Di Luca, quando ormai dobbiamo essere a 2 chilometri dalla conclusione. Auro, per l'esattezza 2,5 chilometri, il gruppo Chalabert sta per raggiungere Peron, mentre Di Luca e Cepe Gonzalez hanno ancora un 300 metri, e 300 metri quando la strada sale non sono poi così pochi. A voi. Ed eccoci con il gruppo che ha recuperato Peron, sono gli uomini della Vitalizio Seguros che stanno uscendo. Mi sembra Zinchenko adesso che è uscito. Zinchenko che è un velocista. No, è uno che va anche passista. È un uomo che va su tutti i terreni. Tanto. Ecco qua Peron. Peron viene ripreso, sono gli uomini della Vitalizio Seguro che stanno facendo l'andatura. Ripreso Peron, rimangono due uomini al comando, un colombiano Cepe Gonzalez e il giovane Di Luca, quando mancano 2 chilometri alla conclusione. Adesso qui la strada è abbastanza agevole, poi ci sarà questa svolta a sinistra, gli ultimi 1500 metri che i corridori conoscono, almeno quelli che hanno fatto il giro 3 anni fa, sono invece impegnativi. Intorno all'8% è qui che probabilmente si pianteranno loro due, io mi auguro di no, però da dietro vengono troppo forte. Adesso 25 secondi per Di Luca e Gonzalez, ma non sta lavorando troppo l'abruzzese? Sì, sta lavorando troppo, però bisogna elogiarlo e ammirarlo, perché dimostra di avere non solo forza ma un grande carattere. Grandissimo carattere per il neoprofessionista abruzzese, che ripetiamo 23 secondi per Gonzalez e per Di Luca, mentre ora vedete Forconi, gli uomini della Mercatone 1 si portano in testa insieme a quelli della Olce. Significa che Pantani vuole attaccare? Vuole fare la volata, adesso ci sarà una lunghissima volata che durerà 1500 metri, l'hanno già cominciata i due uomini al comando, siamo proprio a 1500 metri dal traguardo, anche se come i favoriti sono ancora Chalabert e anche Davide Rebellin. Mentre Chalabert viene marcato stretto da Pantani, cambierà sicuramente la classifica generale dopo questo primo arrivo in salita. Auro, tutte le moto che erano fra Di Luca e Gonzalez e il gruppo Pantani sono state fatte avanzare, quindi è un brutto segnale, vuol dire che sono vicinissimi gli inseguitori a Di Luca e Gonzalez. A titolo di cronaca ricordiamo che quando non c'è un minuto, e un minuto comunque non c'era perché erano 40 secondi, quando non c'è un minuto tra i fuggitivi e il gruppo, le moto vengono bloccate. Ecco il gruppo, siamo a 1 chilometro, c'è Lutteberger, eccoci al traguardo, al triangolo rosso che indica l'ultimo chilometro, si volta Di Luca, nella scia si porta sempre Cepe Gonzalez, hanno soltanto 12 secondi di vantaggio, veramente un finale emozionantissimo. Di Luca non molla, naturalmente a questo punto ha ragione, 12 secondi soltanto, questo è il cronometraggio al passaggio dell'ultimo chilometro. Di Luca al comando, Cepe Gonzalez in seconda posizione. Com'è l'ultimo chilometro? È duro, è un vero peccato perché meritavano il successo questi due ragazzi. Due ragazzi, Cepe Gonzalez non è più un ragazzino, soprattutto Di Luca è stato generosissimo, se avesse avuto un maggiore apporto da parte di Gonzalez forse ce la poteva fare. Adesso intanto vediamo che dietro sono scattati, c'è ancora Di Luca e in Santiago prima posizione. Blanco mi sembra che sia uscito dal gruppo. Santiago Blanco della Vitalizio Seguros esce dal gruppo, comunque una tappa dove spagnoli e colombiani, Grimper per eccellenza, si mettono in evidenza, ma è sempre Di Luca in testa, si volta, controlla, una manciata di secondi, il gruppo lo vedete in fondo, quanto manca, ecco che scatta Cepe Gonzalez che ha negato il suo aiuto a Di Luca, ora scatta a sua volta. Ripeto, abbiamo detto Cepe Gonzalez, un atleta che ormai sulla scena ciclistica da parecchio tempo, vedete Chalabert in testa al gruppo, siamo forse ce la fanno 300 metri, siamo agli ultimi 300 metri, scatta Cepe Gonzalez, Di Luca sembra in difficoltà, d'altronde è stato sempre Di Luca
a tirare a fondo, scatta ancora Cepe Gonzalez, e vi avevamo già detto in telecronaca diretta che secondo noi era Cepe Gonzalez il favorito proprio per la sua abitudine alle prove in salita e per la sua esperienza. Ha lasciato lavorare a fondo Peron, ha lasciato lavorare a fondo Di Luca e all'ultimo, alla fine, è scattato Cepe Gonzalez. Il colombiano vince, vittoria di Cepe Gonzalez. Di Luca in seconda posizione, Jalabert in terza, Fantani in quarta, poi Dotti, poi arriva Savoldelli, poi Rebellin nell'ordine. Ecco ancora il gruppo guidato, il gruppo guidato da Axelsson, eccoci con Garrazzelli, poi la volta di Piepoli, poi è la... si pianta e viene battuto proprio negli ultimi metri. Allora Weinstein, la grande rivelazione di questa stagione, eccolo qua Weinstein a braccia alzate, poi Guidi, poi Missaglia in terza posizione, mentre ecco qua Cipollini. Settima vittoria per il lettone Weinstein dopo aver vinto due tappe alla Treno Adriatico, aver vinto il Gran Premio di Kippingen, la classifica finale del Memorial Cecchigori, aveva vinto anche una tappa, si impone alla Giro d'Italia. Un atleta che ha dimostrato veramente di aver fatto un salto di qualità incredibile. L'anno scorso lo ricordiamo vincitore all'Arciano, lo ricordiamo sì interprete di belle azioni, ma quest'anno è diventato, ha dimostrato di essere un campione. Weinstein, mentre ecco ancora inquadrato Missaglia, lo sforzo di Missaglia che ormai pensava di avercela già fatta, Missaglia che aveva già vinto una tappa al Giro d'Italia, l'urlo di gioia di Weinstein. Quarto dovrebbe essere arrivato Tosato, poi c'era anche Bettini nelle prime posizioni, mentre Cipollini a metà gruppo non ha partecipato alla volata. Ed ecco infatti ufficializzato l'ordine arrivo: Weinstein, Guidi, poi Missaglia, Tosato, Bettini nell'ordine. Ecco appunto, vedete Tafi, mentre la regia ci ripropone l'urlo di Weinstein. Vincere al Giro non è semplice, fra l'altro lui quest'anno era partito fortissimo, difatti è la settima vittoria, meritava un successo, quest'anno è la rivelazione di questa stagione, anche perché è uno che va forte in volata, va forte in salita, va forte dappertutto. Ed eccolo qua il codino, la moglie ci ha detto sono 2 anni che sta curando questo codino, lo tinge di ossigeno. Eccolo qua Weinstein che ha iniziato la sua attività agonistica in Belgio, parla il fiammingo, il francese, l'inglese, il tedesco, naturalmente il russo, il lettone e anche l'italiano. Di fronte vedete Weinstein, Missaglia e Guidi. Allora Auro, Romans, settima vittoria stagionale. Stamattina abbiamo presentato la tappa di domani e mi hai detto domani potrei anche farcela, ma hai vinto oggi. Sì, oggi è andata bene, c'era un gran casino lì sul vento, siamo rimasti una quarantina, qui avevo una buona posizione, è partito, avevo una grande morale prima di venire qui al Giro per fare bene una o due tappe, ho fatto bene, ho vinto e sono contento. Ma hai battuto Cipollini allo sprint, ti rendi conto? Sì, ho battuto tutti i velocisti e non è la prima volta. Bravissimo davvero Romans Weinstein, questo 26enne lettone. Adesso cerimonia di premiazione, poi lo risentiremo. Bellissima la battuta, ho battuto i velocisti e non è la prima volta. 245 chilometri, media 41,325, 5 ore 55 primi 43 secondi. Dentro questo pulmino si sta preparando, stanno proprio finendo la moviola Enrico Lucci e Davide Cassani. Qui come ho
Marco controlla, anche Veneziano, adesso stiamo vedendo anche un primo piano della pancia di Veneziano, comunque, eccolo qua. Adesso che sta facendo? Lo sta avvitando il manubrio. Ma aspetta un attimo perché ce lo dice lui cosa ha fatto. Abbiamo tolto uno spessore di 2 mm nel manubrio. Se pensa, ha tolto uno spessore di 2 mm perché era 2 mm troppo alto. Però, dopo chilometri, dopo un centinaio di chilometri, parte Andrea Tappi, lo sapevano tutti perché era il pronosticato della tappa. Tappi che se ne va con il colombiano Victor Hugo Peña. Al comando questi due, il gruppo tirato dagli uomini della Onze. Vedi qualcuno là in mezzo? Ah sì, vedo, c'è Ivano, c'è Noè, Bettini, Richard, vediamo anche Sironi, vediamo Calcaterra, Shirea, Teteriuk, Gonchenkov, lui... tutto il gruppo. Aspetta, guarda intanto quanto vanno forte, 65 all'ora, Peña in testa, colombiano, e Andrea Tappi. Una cosa per i velocisti, gruppo... i colli, no? Sì, il gruppo, guarda questi bambini come si divertono, guarda che spettacolo. Certo, è passato lui. Ma non ha... Guarda, cercano di... non riescono a guardare nessuno, però intanto ecco, riguardiamo una... guarda questa azione, Marino Leccarretta che arriva troppo tardi, perché il meccanico gli ha già passato la ruota, porca boia, dice, è arrivato tardi, non c'è niente da fare. E vabbè. C'è il vento, la Mercatone 1 all'attacco e Pantani all'attacco. Tappi viene raggiunto, niente da fare, non c'è proprio nulla da fare. Virenque rimane staccato, e chi è che rimane staccato pure? Lui. Ciao Luca, sono ancora, hai visto? È 40, guarda che sorpresa che ti ho fatto. 40 che purtroppo rimane staccato, non emozionarsi. Eccolo qua, 40. Purtroppo però rimane staccato, e rimane staccato anche Eras e Ochoa. Ochoa o Cepe? Chi ha vinto ieri? Cepe ha vinto, che Ochoa. Cepe. Sì, Cepe Gonzalez. Sempre la Mercatone 1 in testa. Jalabert al comando, qui vanno 70 all'ora, questo lungo rettilineo. E lui Pantani. Ormai è rimasto indietro? Lui è rimasto indietro. È rimasto indietro, Jalabert no, vede, controlla, Pantani prosegue. E davanti rimangono 55 corridori. Però sta in compagnia con gli altri. Sta tranquillo, c'è Cipollini. E guarda questa azione, vedi? Siamo a 3 km dall'arrivo. Leoni cade. Cade perché si aggancia alla bicicletta di San Boldelli, che non riesce più ad andare avanti perché si è agganciata alla bicicletta di Leoni. E ma dov'è Leoni? Cioè la bicicletta di Leoni non c'è più. Cerchiamo di rivedere questa scena della caduta. San Boldelli che riesce a liberarsi, ecco, vedi? Leoni si aggancia, Savoldelli porta via la bici, Leoni è lì di fianco, la scritta Gargano, vedi? Lì fermo. Sì. Riesce a rientrare sia Leoni che Savoldelli, e a 2 chilometri parte Bettini. Bettini parte benissimo, ma c'è Piccoli della Lampre che si incarica dell'inseguimento, lo raggiunge a 1500 metri. Lui ormai ha desistito? Lui adesso lo vedrai, stai attento perché è importante, attento. Raggiunti Shirea, e adesso guarda qui all'ultimo chilometro Petito sorpassa Cipollini, che non si accoda, preferisce stare con Bly Levens, la maglia ciclamino, ma attenzione perché a sinistra c'è Weinstein, vedete? Proprio a sinistra della maglia ciclamino parte Petito, e a 500 metri parte Missaglia. Colpo perfetto, sembra che vada a buon fine perché Camedi, suo compagno di squadra, gli fa il buco. Shirea ha cambiato e cerca di chiamare gli altri, ma non c'è più nessuno. Kamenz rallenta perché il suo compagno di campo, sembra che vada, guarda, 300 metri, 20 metri di vantaggio, 30 metri, però trova il vento contrario, dietro parte Guidi. Vabbè, però a tutti centro. Quanti gli altri pure l'hanno trovato contrario. Ma lui era da solo, quindi parte Guidi, ma Weinstein prende Weinstein e vince Weinstein su Guidi. Missaglia e 40! È lì. Lui, hai visto che bravo? Dove? Bravo 40. Dove? È bravo 40. Oh, ciao! Vuoi dare un bacio o qualcosa? Non sei bene. Emozionato? Ti volevo fare un'intervista. Senti, andiamo fuori? Vogliamo andare fuori? O poi c'è qua dentro? Ma no, adesso. È arrivato anche 40. Bene, non è arrivato. Posso...
No, tu sta tranquillo perché io fino all'arrivo ti seguirò. Okay. Ti nomino io, se non ti nomina più nessuno. Okay. Sta tranquillo. Sei commosso? No, soprattutto il giorno che vinci non ti nomino. Ok, perfetto, dai. Ah. Ciao, cioè, sta tranquillo, non si dimenticheranno mai più di te. Poi pure non vinci, anzi meno vinci e più si ricorderanno. Okay, avete finito ragazzi? Perché io uscirei fuori con Ivan. Io penso che abbiamo già detto tutto della moviola di oggi. A noi? A voi. Grazie, a domani. Andiamo Ivan, vieni fuori con me. 100? 138. Ah, 138 anni. No, Adriano, stiamo scherzando, sai che andiamo bene. Sono 67 mi sembra. Auguri e figli maschi, arrivederci. Ciao Adriano, auguri. Hanno collaborato. Veramente eccezionale il suo comportamento, adesso ha un po' più di libertà in questo Giro d'Italia e difatti sta coronando il suo obiettivo, cioè di indossare la maglia verde. Potrebbe anche portarla fino alla fine, sempre Petito. Petito in prima posizione, poi gli uomini della Lampre-Daikin nelle primissime posizioni, peggiorano le condizioni atmosferiche, per fortuna qui sul traguardo non piove, siamo ormai al limite dei 4 chilometri alla conclusione di questa settima tappa, possiamo ormai pronosticare un volatone, mentre con il numero 82 ora vedete al contrattacco Giuseppe Di Grande. Sembra che sia Zinchenko che cerca di andarsene. Poi domani... No, potrebbe essere Smetanine. Altro russo buon velocista, mentre domani, e mi rivolgo a Marco Mazzocchi, domani potremo sentire tra le ammiraglie Domenico Cavallo, che è stato buon dilettante, discreto professionista e che ora è il team leader, il direttore sportivo della Vitalizio Seguro. Va bene, sicuramente, magari domani la Vitalizio farà qualcosa, domani è una tappa che può essere buona per loro. Intanto ecco che l'uomo della Vitalizio invita Di Grande, McRae, a tirare. Anche Valotti, sono in tre adesso, McRae, Smetanin e Valotti. Tre uomini al comando, Smetanin, McRae e Valotti, mentre ecco che dal gruppo sta uscendo Vries. Compagno di squadra di Blaise Lévens, ma il gruppo è in lunga fila indiana, non ci sono possibilità o timore neanche per questi tre. Mentre in famiglia Valotti si discute se fare del ciclismo o del calcio. Sì, il fratello di Valotti è un giocatore, ha giocato anche in Serie A nel Piacenza, adesso gioca nella Lucchese. Siamo ormai a 3 chilometri dall'arrivo, tra un chilometro circa uno svincolo, un ponte si svolterà e comincerà un tratto in discesa che porterà poi all'ultimo chilometro. L'86 è McRae, il 94 è Valotti, il 173 è Smetanin, il 175 è Smetanin. Allora in seguimento c'è Vries, Smetanin, McRae, Valotti, mentre vedete che il russo domanda agli altri due con un gesto plateale: ma allora cosa venite in fuga a fare se poi quando siete qui non tirate? Ha ragione. Sì, gli ha detto guarda che arrivano da dietro e difatti stanno arrivando, sempre Duma in testa con il corridore della Mapei in seconda posizione, potrebbe esserci Noè in seconda posizione, però sta guadagnando terreno il gruppo. 100 metri di vantaggio per i due battistrada, Sergei Smetanin è il più attivo tra i tre battistrada che ripetiamo sono Smetanin, McRae e Valotti. Ma ormai niente da fare, disco rosso anche per i tre fuggitivi. Comunque può venire una volata tipica perché non sono riuscite ad organizzarsi le squadre. L'unica che può avere tanti corridori in testa è la Vini Caldirola. Difatti li vediamo che sono in quattro. C'è Casagrande, c'è Radaelli, c'è Apollonio e Weinstein. Weinstein ha vinto ieri prendendo in contropiede lo scatto di Missaglia, poi bloccando Guidi e quindi a centrostrada, settima vittoria stagionale per Romans Weinstein. Ci avviciniamo allo svincolo, ci avviciniamo ai 2 chilometri al traguardo, eccolo qua lo svincolo, termina la salita, adesso c'è un tratto in discesa. 2 chilometri alla conclusione, gruppo compatto, Cipollini sino a questo momento non si è visto nelle prime posizioni, Blaise Lévens, eccolo là, Blaise Lévens in quinta posizione, sfrutta il lavoro degli uomini
della Vini Caldirola Siderm, che sono tutti in testa, mentre in quinta posizione c'è Vlaj-Levens marcato stretto da Guidi, poi Missaglia e anche Piccoli. Missaglia e Piccoli, il gruppo è allungatissimo, ottimo lavoro della Vini Caldirola, anche i Navigare cercano di portarsi in testa con Pieri, Balducci, e quindi si ripropongono i tre uomini che sono già stati artefici del finale di ieri, vale a dire Missaglia, poi Guidi, una caduta, poi c'è stata una caduta di un uomo della Lipidas. Mi sembra Leoni. Leoni, eccoci ormai in fondo al rettilineo. Ci portiamo verso la balaustra per poter seguire dal vivo questo sprint con Vlaj-Levens in terza posizione. Nella scia di Vlaj-Levens c'è Guidi, poi si muove Missaglia, mentre c'è Weinstein in testa, poi vedete anche Piccoli, poi c'è Pieri anche. Vlaj-Levens, sono caduti Magnani e Teteriuk, ci conferma Eugenio De Paoli, che è il team leader della nostra formazione al giro. Siamo, eccoci, lanciato lo sprint, c'è Weinstein in testa, mentre è rimasto imbottigliato Guidi. Siamo ormai ai 300 metri con, eccolo qua, ancora Weinstein, Vlaj-Levens. Vlaj-Levens lancia il suo sprint, c'è Vlaj-Levens in testa, Vlaj-Levens vince con Weinstein in seconda posizione, poi c'è Bettini in terza, poi in terza, poi abbiamo visto Jalabor da certo gruppo, poi poi Teteriuk, poi la volta di Fontanelli, poi Ivan Gotti, poi ecco Taffi in centro gruppo, poi Figueras, poi ecco che arriva un secondo gruppo con Apollonio, con Fornaciari, con Donati e con, in ultima posizione, arriva Biagio Conte. Ancora selezionato il gruppo per la caduta, ecco gli uomini, i compagni di squadra di Vlaj-Levens, mentre arriva anche Borgheresi, sorridenti, si stringono la mano, ottimo lavoro per la formazione olandese che ha portato al successo Vlaj-Levens. Davide Cassani. Impressionante, ha vinto con estrema facilità, ha sfruttato il lavoro della Vini Caldirola, è rimasto scoperto troppo presto Weinstein ai 300 metri e Vlaj-Levens ha vinto agevolmente proprio alla grande. Poi vediamo anche Weinstein, vediamo anche Guidi e Bettini. Allora, Vlaj-Levens, Weinstein, Guidi, Bettini, questo è l'ordine d'arrivo di questa settima tappa. Vlaj-Levens, la sua condotta di gara, mentre ecco che spunta l'arcovaleno in fondo allo schermo. Allora Vlaj-Levens, eccolo qua sorridente, grande lavoro vincente della formazione della TVM, ha condotto molto saggiamente sfruttando il lavoro della Vini Caldirola, che voleva lanciare appunto Weinstein, che ora vedete inquadrato. Weinstein che si è comunque piazzato al secondo posto. Ripetiamo, Vlaj-Levens, Weinstein, Guidi. Allora, break con il processo alla tappa. Ferretti. Che
è arrivato. Tutta Etappi che si controlla il braccio, il meccanico sistema la bicicletta, Parsani gli chiede cosa è successo, purtroppo ha picchiato l'anca, ma soprattutto è nel mento che Andrea riporta i problemi maggiori e anche però nella coscia. Ecco, io colgo l'occasione. Una benda sul viso e anche sul braccio. Io non tifo per nessuno. E Tafi comunque riprende la corsa e si riporta in gruppo. Un'altra caduta, Gonchenkov, pure lui per terra, il meccanico sempre di Lorenzo si trovava lì, l'ha assistito, però non aveva problemi Gonchenkov. Però seguo 40. Il meccanico pure, ma intanto guardate questo bambino. Cosa ascolta? Viva Mortadella! È Mortadella! Chi è Mortadella? Mortadella? Chi è di voi Mortadella? Mortadella e Fontanelli. Mi chiamavano Mortadella perché quando mi allenavo e ci fermavamo a fare il panino, tutti lo facevano col prosciutto, io invece lo facevo sempre con la mortadella. È decisamente più buona, no? Fontanelli è soprannominato Mortadella. E 40 dov'è? 40 è in gruppo. Nel frattempo vanno in fuga due corridori, Ongarato e Bianchi. Che è grave che mi sono fissato con 40. Sono partiti dopo 70 km e guadagnano subito 2 minuti, poi 3 minuti, poi 3 minuti e 30. Capito. La Unse dietro controlla, non hanno nessun interesse. Un'altra caduta, Casarotto. Casarotto che rimane a terra parecchi secondi, anche Trombetta rimane coinvolto nella caduta. Adesso il meccanico porta via la bicicletta di Trombetta in piedi e pure capito. Lui escoriazioni, ripartono e riescono a rientrare in gruppo. Non Guido sono Trenti, tifoso. Non sono Cipollini tifoso. Cipollini che si mette il casco, siamo ormai a una cinquantina di chilometri dall'arrivo. Però mi sono fissato. E guarda questa immagine, vedete il gruppo tirato da una parte dalla cantina Tollo, poi la Onze, poi la Mercatone 1 Bianchi. E lui dov'è? C'è il vento laterale, non hanno un po' di paura e quindi ogni squadra organizza il proprio treno. Tutti tranne attenzione lui. Attenzione perché adesso c'è l'intergiro, non c'è volata tra Ongarato e Bianchi. Sono in fuga, quindi cercano di... Sono velocisti? Non sono dei velocisti ed è per questo che non fanno la volata, anche perché ci sono stati dei traguardi volanti e fanno un po' per uno quando sono in fuga. Ma attenzione perché dietro c'è una volata vinta da Guidi su Strazzer, Strazzer che dovrebbe mantenere la maglia azzurra. Che è grave se uno si fissa. L'azione dei due al comando, però dietro adesso cominciano a tirare i velocisti. La cantina Tollo, che fra l'altro è una squadra abruzzese, tu la Onze, mai? Con il... Intanto guarda questo battibecco tra Casagrande e Galletti. Due toscani, fa il Galletto. Ma scherzano però. Non lo so, per me non stanno scherzando. E a 15 km dall'arrivo Bianchi molla. Ormai il gruppo è lì a pochi secondi. Ongarato però non si dà per vinto, continua. Viene raggiunto in un primo tempo da Dirk Müller e il compagno di squadra Teteriuk. Solo che non ce la fa più. Guarda, nel giro di un chilometro cosa succede? Dalla testa non riesce neanche a stare in gruppo. Era proprio stanco. Parte intanto a 4 km Smetanin, seguito da Valotti e anche McRae. Smetanin che sarebbe, ha detto, ma cosa fate? Venite in fuga e non tirate, arrivano da dietro. Non e gli ha parlato di 40. Arrivano e dietro la Caldirola si organizza. Casagrande, Radaelli, Apollonio e Weinstein, vincitori ieri, raggiungono i primi tre e guarda intanto a 1500 metri cosa succede. I quattro della Vini Caldirola con Bly Levens in maglia ciclamino, Guidi, Missaglia e Piccoli. Lui non si c'è stacca mai, eh? Casagrande e intanto siamo all'ultimo chilometro, tre ancora in fuga, ma c'è una caduta, Teteriuk caduta, eccolo lì, ma rivediamo com'è questa azione, guarda, proprio all'inizio dello schermo, Teteriuk vicinissimo, la transenna prende uno spettatore che si è affacciato e va per terra, lui era troppo vicino alla transenna, e per fortuna la bicicletta rimane a destra, ma c'è la volata, vedete proprio velocizzata questa azione, con gli uomini della Caldirola, Weinstein rimane scoperto troppo presto, 400 metri, e per Blay Levens è un gioco da ragazzi, quando sono a 200 metri dall'arrivo, vedete, viene fuori con una progressione incredibile, non c'è storia. Primo Blay Levens, secondo Weinstein, terzo Guidi, quarto Bettini, quinto
piccoli. Sesto? Sesto non lo so. La classifica rimane immutata con Jalabert in maglia rosa, Di Luca a 7 secondi, Savoldelli a 16, Rebellin a 20, Pantani a 22. Domani una tappa con l'arrivo in salita. Gran Sasso. Tanteggio, non il morale molto. Simoni al contrattacco mentre la regia ci sta riproponendo qualche immagine registrata proprio per non farvi mancare l'apporto del video corsa. Siamo a 4 chilometri, meno di 4 chilometri. Simoni tenta l'attacco, Simoni viene ripreso, sempre gli uomini della Mercatone, uno in testa a fare l'andatura, c'è anche Jalabert, Savoldelli che sta andando molto bene. Sì, vediamo proprio il momento dell'aggancio della fuga. Qui siamo a 6 chilometri e mezzo dall'arrivo e sempre Forconi e Borgheresi. Siamo appunto con le immagini registrate proprio del momento che appunto precede l'aggancio della conclusione fuga. Della fuga che è durata esattamente 210 chilometri. Piccoli e Cauchioli sono rimasti in fuga per 210 chilometri. Crolla un po' il morale vedere queste immagini, questa nebbia che purtroppo non ci consente, ma volevamo proprio il conforto di queste immagini per chiarire in quali condizioni atmosferiche. Non c'è niente da fare. Primo attacco di Pantani, Pantani che dimostra che quando la strada incomincia a salire non c'è nessuno in grado di resistere. Hanno scandito un ritmo forsennato i suoi uomini, Borgheresi e Forconi hanno fatto un lavoro incredibile, hanno ridotto il gruppo a una quarantina di unità e appena la strada è diventata impegnativa con le pendenze intorno al 10% è partito Pantani e ha fatto il vuoto. Non ha voluto la grande impresa, ha veramente, come abbiamo detto, imparato a condurre tatticamente la corsa con grande saggezza. Ha messo i suoi uomini, lode a Forconi e a Borgheresi, ha messo i suoi uomini. Io pregherei i tifosi di applaudire. Maglia rosa, 35 secondi. Chiederei ai tifosi per la tappa, per le prossime tappe, di non dare delle pacche sulle spalle ai corridori, non fanno piacere, potete applaudirli, potete incitare, ma non date pacche sulle spalle perché fanno male. E questo è il consiglio di un atleta. Ultimo chilometro. Siamo all'ultimo chilometro, grazie per questo consiglio, mi rivolgo a Davide Cassani, grazie per questo consiglio che hai dato ai tifosi, applauditelo. Correteli al fianco ma non dategli pacche sulle spalle. Adesso c'è anche Savoldelli, è passato adesso Kamenzid, è passato anche Axelsson all'ultimo chilometro, ultimo chilometro che è molto impegnativo. Adesso sta passando anche Tiepoli, vediamo anche Gonciar, molto De Paoli, bene. Lutenberger e Jalabert, passato in questo momento Jalabert con molto un ritardo bene. Di 40 secondi. Molto bene anche Axelsson, lo svedese, che era considerato un uomo di classifica, perde terreno Jalabert, guadagna. Attenzione, tanto continuamente c'è Pantani. Davide, vieni qua vicino a me così evitiamo di parlarci addosso uno con l'altro, visto che fra me e te ci sono ormai 5 metri. Ecco che arriva. Allora, Jimenez e Gotti, 28 secondi tra Pantani e Jalabert, 48 secondi. Allora Pantani, Gotti a 14 secondi, Jimenez con Gotti, Zulle a 20 secondi, poi abbiamo Frigo, Noè a 34 secondi, Kamenzin a 48 secondi. Jalabert. Miceli sta passando adesso all'ultimo chilometro. Ed eccolo qua. Con le telecamere fisse, telecamere che fisse, che inquadrano il vincitore, il dominatore di questa tappa. Grande classe, grande potenza, ma anche grande saggezza tattica. Non aveva bisogno di grandi imprese, vi avevamo detto Pantani ormai ha imparato a fare il leader, ha messo la sua squadra al comando.
grazie a Forconi, grazie a Borghesi, e poi il colpo del knockout, uno scatto secco dopo essere stato in fuga con Gotti, il knockout. Siamo con un primo piano di Pantani, Pantani che taglia il traguardo, vince, alza il braccio, Pantani pronto. Ad Ancona con Giuliano Figueras, cronometro che ha incoronato Jalabert vincitore per 2 centesimi nuovamente maglia rosa. Figueras se l'è giocata lì, sei arrivato tra i... Sì, tra gli ultimi, non ho capito perché state intervistando me, cioè che c'entra? Che io non c'entro niente. No, perché l'avevamo concordata da tempo, pensavo che andassi meglio oggi. Ah, pensavo, anch'io. Giuliano Figueras, napoletano, uno di quelli che si dice nel prossimo futuro sarà uno dei grandi del ciclismo italiano e mondiale, si dice giusto o si dice sbagliato? E chi so, non lo so proprio, guarda, se lo sapessi comprerei già le case, le Ferrari, purtroppo non so niente ancora. Ti dai al volo un voto fino adesso sul tuo giro? Ce l'hai la sufficienza? Ma il voto è come mi dava la mia professoressa di italiano alla scuola, zero. Zero, quindi puoi solo migliorare. Posso solo, è facile migliorare da zero. Allora andiamo a vedere intanto con Davide Cassani e Enrico Lucci la moviola della prima cronometro del giro 99. Voglio cominciare la moviola di quest'oggi con questa bicicletta. È quella di Pelliccioli che dopo pochi metri è caduto. Guardate la ruota in che stato è. Sembrano gli orologi di Dalì. Purtroppo invece è la bicicletta di Pelliccioli. Ma guardiamo le diverse partenze dei corridori. Miceli tranquillo che mastica il chewing gum, non è per nulla, e si sistema i capelli. È maleducazione. Difatti arriva con 3 minuti e 49 secondi di distacco da quello che vincerà. Mentre Bellin mette il
cotone con delle gocce per respirare meglio nel naso e va un po' meglio. 2 minuti e 18 secondi sarà il suo distacco. Vabbè, quanto può fare sta cosa, sta trovata? Tulle invece fa la iperventilazione, vedete Tulle ieri terzo, molto bravo, non male il suo tempo, 1.15 da Jalabert che vincerà questo cronometro. Questo invece è Kamezin con una maglia nuova, campione del mondo ma non della cronometro, mentre Gonchar vedi che arriva all'ultimo minuto, ha avuto dei problemi alla ruota. Gonchar che si sistema il piede, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, e difatti non ha sistemato molto bene il piede, controlla di nuovo, parte con un rapporto troppo duro e qui perde già qualche secondo, però riesce a lanciarsi, sistema il... Pronto? Dai, chiudilo! Sistema il caschetto Jalabert e Pantani molto concentrato e via, ultimo corridore alla pedana. Pantani che parte subito molto bene, agilissimo, subito una volata per lui e difatti la sua partenza è ottima, più o meno sul tempo di Jalabert. Qui alla prima curva, molto pimpante sui pedali, scatta, siamo a 30 km, sì, va molto forte, siamo a 30 km all'arrivo. Quanto guarda la differenza tra Gonchar e Pantani? Agilissimo Pantani e molto duro Gonchar, in punta di sella, Gonchar che è un grande specialista. Sembra invece Jalabert piantato, non lo è che è in salita e spinge un lunghissimo rapporto, difatti al